C'erano gli amici del quartiere Tamburi arrivati da Taranto. C'erano le mamme della Terra dei Fuochi a gridare tra la folla, tra gli applausi. Ciao guerriera, ti abbiamo amato. Hai saputo confortarci e difenderci. Ciao Nadia, sei arrivata per le Iene con la tua truppa e il tuo sorriso nei contesti più difficili, nelle tue inchieste sull'Ilva, sul traffico dei rifiuti in Campania, sull'infanzia violata, e hai saputo stare al nostro fianco e combattere. Nadia Toffa, sincerità, determinazione e coraggio manifestati ancor più forte quando il cancro è arrivato a stravolgere la sua vita. Un malore improvviso, gli accertamenti, le cure. Al suo ritorno in TV aveva scelto di raccontarsi. Ho avuto un cancro. In questi 2 mesi mi sono curata. Non ho niente di cui vergognarmi dei chili che ho perso, li riprenderò, pazienza. Non è un problema. Non mi devo vergognare di quella che indosso, perché questa è una parrucca. Aveva parlato della malattia sui social ogni giorno, in quelli della paura e in quelli della speranza. Perché mettere a tacere questo mio essere così estroversa, piena di voglia di vivere e di farcela? Diceva. Rivendico il diritto di parlare della mia malattia, il diritto di sentirsi umani, anche fragili, ma forti nel reagire. La sfida più difficile, lasciare il compagno che non riusciva a starle vicino, fare conti con il dolore, la spossatezza, l'ansia dei bollettini medici a soli 40 anni, l'ha vissuta con la forza della fiducia nella vita. Non trattateci da malati, siamo dei guerrieri, guerrieri, non malati. E posso dirti, chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco. Nel suo libro Fiorire d'inverno, Nadia aveva definito il cancro un dono, un'occasione, un'opportunità. Intendeva quella della conoscenza interiore. Al di là delle critiche sui social, Nadia era e resta simbolo autentico della possibilità di resistere e combattere a testa alta. Non vinciamo sempre, ha scritto. Non siamo sempre più forti, più sani, più intelligenti. E quando succede di inciampare, di farci male, ricordiamo di essere così fragili che tutto si può scompaginare all'improvviso, con la facilità con cui si soffiano via le briciole dalla tavola. Grazie, Nadia, per averci dimostrato che la vita va amata, sempre, anche quando sembra insopportabile.